Nelle vostre previsioni di mercato, aziendali, di Nissan Italia, cosa prevedete per i prossimi, non si può parlare di tempi molto futuristici, però per i prossimi anni a venire riguardo il mercato delle auto elettriche? Sì, noi abbiamo dichiarato la nostra ambizione di arrivare nel 2030 a vendere solo auto 100% elettriche. Oggi, come dicevo, sembra un cammino molto difficile, molto tortuoso, perché soprattutto in Italia siamo solo al 4%. Ci siamo fissati delle tappe intermedie per arrivare a questo 2030, una prima tappa è alla fine del 2026, dove dovremmo arrivare al 40% dei nostri vendite 100% elettrico, e questo lo dobbiamo fare essenzialmente in due modalità. Primo, offrendo più veicoli 100% elettrici nella nostra gamma, e noi abbiamo annunciato che entro il 2026 arriveranno 5 nuove auto 100% elettriche: ci sarà la nuova Leaf, ci sarà la nuova Juke, ci sarà una nuova vettura compatta del segmento B che sostituirà la Micra, e altri due veicoli 100% elettrici commerciali che si aggiungono ad Aria, che è un altro 100% elettrico, ad un altro veicolo commerciale, Townstar, che sta andando anche molto bene, è stato in questo trimestre il veicolo elettrico più venduto della sua categoria. Oltre alla gamma, però, poi serve essere anche più accessibili nel costo dell'auto elettrica. Oggi sappiamo che il costo dell'auto elettrica è uno dei blocchi al cliente per quello che riguarda l'acquisto, e noi abbiamo annunciato in questo piano di ARC che andremo a produrre i nostri veicoli elettrici con un costo che è del 30% inferiore rispetto ad oggi. Questo proprio perché, oltre alla presenza di veicoli in gamma, riusciamo a offrirli in maniera più competitiva, con un obiettivo finale al 2030, quando vorremmo vendere solamente auto 100% elettriche, che le auto elettriche costeranno esattamente quanto le auto di combustione tradizionale. Quindi togliamo completamente l'assilo del prezzo, lo facciamo con una tecnologia che abbiamo dichiarato, le All Solid State Battery, solo solido, che produrremo in casa a livello mondiale in vari stabilimenti, in Europa presso la nostra Gigafactory, che sarà fatta in Inghilterra nel nostro piano IB360. Quindi più veicoli in gamma, più prezzo sicuramente di produzione più competitivo, e questa è la nostra ricetta per arrivare nel 2030 a vendere auto 100% elettriche in Europa. Ecco, dalla vostra esperienza di ormai più di 10 anni con i veicoli elettrici da vendere al pubblico, si sono stati fatti passi importanti riguardo la consapevolezza del pubblico di poter andare in giro con un'auto elettrica, o c'è sempre questo timore prima di tutto per l'autonomia? Ma c'è, è inutile che mentiamo a noi stessi. Oggi, se il mercato è ancora fermo al 4%, c'è ancora tanta gente che neanche ha mai guidato un'auto 100% elettrica. Dobbiamo fare molta consapevolezza, dobbiamo fare comunicazione. Riteniamo che nel momento in cui, speriamo a maggio, partano gli incentivi governativi a supporto dell'auto elettrica, con un supporto che può arrivare da un minimo di 6.000 euro di incentivo statale fino a un massimo di 13.700, a cui sommiamo anche gli incentivi della casa, si riuscirà a comunicare di più, il cliente sarà più consapevole. Poi, per quello che riguarda l'infrastruttura, dobbiamo fare tutto uno sforzo, noi come case, le istituzioni, i privati, perché io credo che lo switch al cliente arriverà nel momento in cui, andando ad una stazione di rifornimento, vedrà non solamente le pompe di rifornimento di carburante, ma anche le colonnine di ricarica. Questi sono piani che alcuni stanno già annunciando, e crediamo che quello sarà il momento in cui ci sarà una consapevolezza ancora più forte di non avere un problema di autonomia. Ormai le autonomie di auto elettriche vanno tra i 400 e i 500 km, sono molto vicine a quelle che sono le autonomie di un'auto a combustione, quindi comunque dovresti andare a rifornire di carburante. Ebbene, se vai a rifornire il carburante e trovi anche la colonnina di ricarica elettrica, a quel punto non è più un problema di assillo alla ricarica. Grazie, buona Formula E a Misano, e in bocca al lupo per i vostri due piloti. Grazie, grazie a voi.